Ah, ragazzi, ci siete tutti! Sapevo che non potevate mancare all'appuntamento con Pituta Tu. Devo dirvi una cosa. Oggi, da oggi in poi, Pituta Tu mi ha detto che ha messo la testa a posto. Eh sì, perché basta inventare, basta sporcare. Ma guardiamo insieme che cosa combina oggi. Vamo seguendo, piccante latino. Devo pulire tutto, Piri, ciao a tutti quanti. Prima che se ne accorga Bassiano, perché non mi sono ricordata l'altra volta e adesso devo fare un po' di pulizie. È perché sì, perché è meglio così lui non se ne accorge. Voi non direte niente, vero? Perché sennò qui mi manda via. Io non voglio andare via perché voglio stare qui per sempre. Ma proprio, guarda, un macello. Fatto. Eccomi qua. Ciao Pitu. Ciao. Tutto bene? Sì. Lo vedi com'è bello pulito lo studio? Lo vedi? L'hai visto bene? Sì, ho pulito bene anche il tavolino. Hai pulito l'altro giorno? Sì, l'altro giorno. Sì? Sì. Ho fatto tutta una cosa. Adesso devo fare un'altra cosa. Indovina cosa sto facendo. Non indovini? No. Aspetta, te lo faccio rivedere. Allora? Non stai indovini? Stai facendo... Boh, non lo so. Sto perdendo tempo. Ah, stai perdendo tempo? Sì! Perché? Lo so sapere perché? Perché la cosa che devo spiegare è bellissima, ma è molto facile da fare. Allora ci metto un secondo. Via. Come vado via? Vado ma via. Ma se ne ciao. Vadi. Vado via, vado via. E invece no, sono tornata due. Con la mia creazione. 2 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
semplice, fattibilissima, piacerà tanto ai grandi e piccini perché è molto semplice, non ci si sporca. È una puntata speciale questa, anzi potrei parlare così veramente, veramente seria e spiegarvi che questo oggetto potrebbe entrare in tutte le vostre case. È semplicemente un oggetto di plastica. Tu dici, ma l'hai comprato fatto? Sembra fatto, no? L'ho già comprato fatto così. E invece no, è questa l'idea geniale che ho avuto, perché l'ho decorata. Ho messo questi cosi qua, vedi? Che caruccia! È diventata caruccia. Una cosa preziosa! Ma è bellissimo, no? Non trovi? È bellissima. E allora vedi che è molto breve, perché così che quando vi siete ricordati di un compleanno, di un regalo, di qualsiasi cosa, della festa di non so chi, dovete andare subito in un supermercato, comprare un barattolo e comprare i fantastici paracolpi adesivi. Che sono questi qua? Sono questi qua, i paracolpi, e li appiccicate sopra perché sono già adesivi e l'oggetto è fatto. Anzi, questo qui è bellissimo perché con i paracolpi non si rompe! Potete provare anche con dei vasi di vetro. Che dici? Si può fare? No. Non si può fare? Sì, allora vi faccio fare. Vedere. No, vabbè, non lo so, forse bisogna mettere molti paracolpi perché deve parare molti colpi e non sì. Si deve rompere. Allora ve lo faccio vedere subito su questo fantastico vasetto, che è già bello di per sé. Però se io prendo questi paracolpini e ce li appiccico sopra, così, diventa veramente... Mi serviva giusto un vasetto per una... Ma sì, te lo do. Ma guarda un po', diventa veramente una cosa per preziosa. Per fare la marmellata. Per fare la marmellata? Sì. Tu sai fare anche la marmellata? Buonissima. Ma non ci credo. Sì. Ma guarda, tu comincia proprio... a regalarmi il vasettino. Poi di che magari... cosa lo fa la marmellata? Con tutto. Con tutto. Con riso, con la pasta. Tutto insieme? Marmellata ma di riso. Ma tu sei peggio di me. Marmellata di riso, beh, marmellata di pasta. Ma io non lo voglio mangiare, non voglio neanche che entri in questo fantastico vasetto. Guarda che bello, l'ho già finito di decorare ed è pronto. È pronto per... marmellata di paracolpi. Per ricevere, guarda, per ricevere la tua marmellata. Ah, no, ma è la marmellata. Ce la metti subito dentro o devo aspettare che no, la prepari? No, la devo fare prima. Ah, devi fare? Sì, tu dammi il vasettino, poi vediamo. Guarda, ti faccio vedere. Sì, aspetta, te lo do subito perché ti faccio vedere che questo coso qui, se tu lo metti qua, ci può anche attaccare? Sì. Qua. Già, è vero. Si possono fare delle cose fantastiche. Attaccami un paracolpi. Ti attacco un paracolpi? Sì, vediamo. Oh, c'è un paracolpi. Ecco fatto. Via ciao. Adesso. Ciao. Così, e quindi? Così non rompiamo le telecamere. No, perché così, perché sempre si rompono quando mi riprendono. Lo so che dopo dovete sempre prendere le nuove, allora è un pasticcio. Insomma, hai visto che era molto breve questa cosa qua? Però era molto bella, vero? Carina, soprattutto è paracolpi. Paracolpi. È indistruttibile quello indistruttibile. Che abbiamo fatto, eh. Vabbè, potrei allora me lo lasci, senti, qua. Me lo lasci il vasettino, eh. Sì, sì. Me lo lasci sicuro. Al bar perché lo trovo. Ma al bar poi dopo lo usi, ci no, lo no, vedi. No, mi aspettano, adesso devo andare. Saluta. Oh, aspetta, no, ciao. Voglio farti vedere una cosa. Eh? Voglio farti vedere una cosa. Hai intenzione di fare un incidente? No.
Ah sì, paracol. Hai un bambino di paracolpi. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.